Allora, sconfitta, devi, non so adesso quando vai sotto la doccia, fai fare la doccia fredda alle tue punte, sì. Però ti devo dire, mi sei piaciuto in qualche frangente a centrocampo, hai fatto davvero qualcosa di bello, mi è piaciuta soprattutto un'azione in cui sei venuto via in mezzo a due, sì, e poi hai cercato il pallone sulla sinistra, tagliato, che è stato bravo il difensore, sì, del Soragna a capire dove andava a finire la palla. Sono azione del giocatore, quindi ti faccio i miei complimenti. Ascoltami, come sei arrivato alla Futura? Io sono partito lì alla Futura, poi ho fatto un anno all'Audace, un paio d'anni al Cervo, un paio d'anni a Noceto qua, fino agli allievi, e poi sono venuto a fare la Juniors qui a Medesano alla Futura. E sei di? Fornovo. Oh, ok, ti faccio il mio in bocca al lupo. Grazie. Per il tuo proseguo, grazie. Ciao. Ciao ciao. Gli errori degli avanti, però cioè, negli ultimi minuti hai tenuto il risultato, hai fatto due o tre belle parate, hai fatto due o tre belle uscite, no, due o tre un po' meno forse, comunque i miei complimenti. Grazie. Okay? Ascoltami, raccontami come tutti, come sei arrivato a Soragna. Allora, io ho fatto tutte le giovanili nel Borgo fino a quest'anno ho cambiato, sono venuto qua per giocare di più, per trovare più minuti e per sperare di arrivare in prima squadra. Ti hanno chiamato qualche convocazione? Hai avuto qualche convocazione quest'anno? Sì, ho fatto due convocazioni, una in Coppa e una in campionato. E quest'anno ti aggregano alla prima squadra? Non lo so, è una decisione del mister. Ok, io intercederò da contatto Farolli e gli dirò il segreto, lo devi chiamare. Okay. Dai. Ciao e grazie. Ciao.
primo tempo si è concluso sul risultato di Trova Carmona Modesano 1, Sovagna 1. Allora, mister, credo che così fino a 10 minuti dalla fine, insomma, ci stava un po'. Così, gli ultimi 10 minuti sono stati tutti di marca futura, e comunque il primo tempo ho giocato direi alla pari, ho giocato anche bene da parte tua, e poi c'è stato quel. Loro sono andati all'arrembaggio per recuperare. Non ci sono riusciti, io credo che tu debba essere soddisfatto di come hanno tenuto il campo, tranne quegli ultimi 10 minuti lì, che credo a te ple, due trigati. Sì, sono molto contento, devo dire la verità, parto sempre dal presupposto di quello che dicevo la scorsa volta, che per noi fare questo torneo è un grande orgoglio, quindi... Se la prima partita era stata, diciamo, incompleta, nel senso che non avevamo fatto male, però un pochino a livello di atteggiamento e di tenuta, insomma, si era vista la differenza. Oggi devo dire che contro un'ottima squadra, e sì, come dicevi tu, l'abbiamo giocata quantomeno alla pari. Poi inevitabilmente gli ultimi minuti... È ovvio che loro hanno qualità, hanno forza, hanno corsa e quindi ci hanno messo un pochino là, però bene o male, insomma, abbiamo retto e c'è stato sempre, diciamo, l'atteggiamento di squadra giusto, quindi molto contento, dai. Ok, visto, ti faccio i miei complimenti, ci vediamo alla prossima. Grazie mille.
scorticati, partiamo dal cognome, gli facciamo una scorticata alle tre pompe e tre gol. Cioè, in due è stato bravo il portiere, perché c'è da dire, sono sempre gol sbagliati da vecchio giocatore, sì. E quando ti presenti a tu per tu chiede a far gol. E così. Però, cioè, davvero una reazione, una squadra che ha dimostrato carattere, perché se no non arrivi con una squadra chiusa a creare quelle occasioni che ti potevano permettere di pareggiare o magari anche poi di sperare di vincere, perché nella seconda parte, forse tutto il secondo tempo, ma specialmente nella seconda parte del secondo tempo, c'è stata solo la tua squadra in campo. Sì, una partita dove a mio avviso il primo tempo, come hai detto tu prima, è giocato alla pari, perlomeno ha giocato alla pari, dove secondo me gli episodi sia da una parte che dall'altra hanno condizionato un po' il risultato. Poi nel secondo tempo volevamo spingere un po' di più, loro hanno trovato fuori un gol molto bello, devo dire, un tiro da fuori sotto l'incrocio dei pali, e dopo da lì sì, siamo andati un po' in difficoltà, però abbiamo reagito molto bene, come hai detto tu, l'ultimo quarto d'ora. Purtroppo abbiamo creato 3-4 palle gol e non siamo riusciti a sfruttarle. Peccato, perché potevamo sfruttare meglio quelle occasioni lì e gli ultimi 10 minuti provare anche a vincere. Insomma, anche fisicamente, ho visto che comunque magari loro concedevano qualcosa in più e potevamo provare a vincere se avessimo sfruttato almeno una delle occasioni. Però il calcio è questo. Questo, i centimetri contano, esatto. Da una parte e complimenti dall'altra. Al loro portiere, che ha fatto 2 o 3 ottimi interventi. Complimenti a loro per la vittoria. Insomma. Ok, mister, ci vediamo alla prossima, ti ringrazio. Bene, grazie a voi, buonasera. Sul risultato di Futura per noi un disegno 1, Soragna 2.